Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro dedicato alla catena di fornitura nel settore della moda. Io sono Stefania Bertolini, sono il segretario generale dei Sustainability Makers e qua con me ci doveva essere Margherita Macellari, che è nostro consigliere. Purtroppo, a causa della positività al Covid, Margherita ci seguirà da casa, interverrà da casa. E quindi auguri di pronta guarigione Margherita, e grazie, perché Margherita è l'ideatrice e ha progettato anche lei questo incontro. E insieme a me e a Margherita abbiamo Rossella Ravagli, che è Group Sustainability Director di Giorgio Armani, anche lei collegata video, e qua con me Veronica Tonini, che è Chief Sustainability and Strategy Coordinator di Salvatore Ferragamo. Grazie davvero per la vostra partecipazione. Marco Fiandesio del gruppo Coering invece, per impegni sopraggiunti, non potrà essere presente. Allora, perché abbiamo voluto parlare di catena di fornitura nel settore della moda, in un evento nel Salone della Sostenibilità? Perché, parlando di sostenibilità, il settore della moda è uno di quelli che ha maggior impatto sia dal punto di vista sociale che ambientale. Anche i trend ci dicono che il settore della moda è destinato a crescere, ma con esso cresceranno anche gli impatti ambientali e sociali. Per cui poi il passo, no? Parlando di connessioni sostenibili, questo è il titolo del salone di quest'anno, parlando di connessioni sostenibili ci è venuto subito spontaneo associare, connettere le aziende del settore della moda ai fornitori, che possono diventare un prezioso alleato nel gestire queste problematiche. Quindi non rubo ulteriore spazio agli interventi, cedo quindi la parola a Margherita Macellari, che oltre ad essere nostro consigliere è anche Sustainability Strategy Manager di Accenture. Quindi Margherita, a te la parola, aiutaci un po' a capire la situazione attuale e le prospettive per il futuro. Grazie molte Stefania per l'introduzione, per aver fatto gli onori di casa. Come anticipato, sono molto dispiaciuta di non poter essere in presenza, ma si tratta di cause di forza maggiore. Il Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale è sempre un momento per ritrovare amici, colleghi e per condividere tanti contenuti innovativi e tanti stimoli. Quindi insomma cerchiamo comunque di farlo con questa modalità ibrida che abbiamo imparato a vivere e ad ottimizzare. Il tema che proponiamo quest'oggi, e consentitemi di ringraziare nuovamente le nostre relatrici, compagne di viaggio in questa oretta insieme di ragionamenti e di racconto di esperienze pratiche da parte di due aziende del Made in Italy così importanti nel settore, nell'industria del fashion. È un tema che sta effettivamente, che è particolarmente attenzionato in questa fase storica. Questo elemento si sottolinea spesso su tanti temi della sostenibilità. Quello che però dobbiamo effettivamente sottolineare è che il tema della catena di fornitura nell'industria del fashion è un tema che oggi è particolarmente attenzionato anche da un punto di vista di regolamentazione e molteplici altre pressioni che arrivano da vari stakeholder. Giusto un contesto per poi ovviamente entrare nel vivo delle esperienze aziendali. Ho posto l'accento sul tema della regolamentazione perché quello che stiamo osservando è che questo aspetto, questo ambito così ampio, così complesso della catena di fornitura nel fashion, che fino a poco tempo fa, come tanti dei temi che ricadono sotto l'ombrello della sostenibilità come leva competitiva che va integrata nel business, erano temi di natura volontaria, stanno sempre più sono sempre più interessati da una logica di regolamentazione. Cito alcuni
degli esempi che ci vengono posti all'attenzione da singoli stati, ma anche da soggetti come l'Unione Europea, che sta particolarmente posizionando i propri atti di legiferazione su questo ambito. Pensiamo ad esempio a uno degli esempi molto conosciuti, UK Modern Slavery Act. Le aziende che hanno un fatturato superiore ai 36 milioni sono tenute annualmente a rendicontare su quelli che sono i rischi e i potenziali impatti relativi ai diritti umani, al lavoro forzato lungo la propria catena di fornitura. E con questo viene loro richiesto ovviamente di dare evidenza di come ritengono gestire, o meglio, prevenire e mitigare questi potenziali impatti. Un altro esempio che ritengo particolarmente emblematico è quello dell'antitrust danese. Un esempio già in auge, ma che è stato poi tradotto in lingua inglese, quindi insomma fruibile ai più recentemente, che chiede proprio ed esplicita: nessun claim di sostenibilità può essere effettuato e apposto sui prodotti se non a valle di una valutazione di impatto ambientale, di un LCA, una valutazione del ciclo di vita. E questo già ci dà un altro tassello importante del puzzle, perché conoscere, mappare, valutare la propria catena di fornitura è un elemento, è un sine qua non per costruire anche la comunicazione poi solida e consapevole verso i consumatori. Un altro esempio è quello che è accaduto ad esempio con la pubblicazione nel giugno del 2022 del Forced Labor Prevention Act in America, che invece va ad attenzionare un altro tema molto rilevante, quello che sta accadendo nel nord-ovest della Cina per quanto riguarda il popolo degli Uiguri, quindi esempio di purtroppo sfruttamento del lavoro di questa popolazione turcofona di religione islamica, che di fatto è il principale paese di origine per il cotone che viene commerciato a livello poi internazionale. Questo è un altro esempio interessante. Perché? Perché questa regolamentazione ci dice una cosa ulteriore: non attenzioniamo, non guardiamo solo il cotone direttamente approvvigionato dalla regione critica ad alto rischio, ma chiama in causa anche altri paesi importanti da cui l'approvvigionamento avviene, come avviene in termini prioritari, proprio come quantità nel mondo e nell'industria del fashion, che sono ad esempio il Bangladesh, il Vietnam, l'Indonesia. Quindi amplia l'orizzonte di responsabilità e ancora una volta sottolineo la necessità di conoscere e di tracciare effettivamente la catena di fornitura. Ultimo ma non ultimo, come flash, a livello europeo abbiamo all'interno del più ampio quadro del Green Deal la strategia europea sul tessile sostenibile e circolare, che viene in parte resa operativa con la proposta di regolamentazione sull'ecodesign relativa proprio alla sostenibilità dei prodotti. Come posso andare a definire che il mio prodotto è sostenibile? E anche qui alcuni aspetti rilevanti che vi porto all'attenzione sono ad esempio l'introduzione, la richiesta di introduzione di un digital passport, quindi di un passaporto digitale per i prodotti, che consentano al consumatore finale, attingendo da tecnologie che stanno abilitando questo processo come la blockchain, come l'RFID, consentono al consumatore di avere maggiore consapevolezza di quali sono i materiali che costituiscono, che compongono il prodotto e da dove viene il prodotto. E qui introduco un altro tema chiave, la tracciabilità, la possibilità di conoscere sì la catena di fornitura, ma anche andare con un processo che non sono assolutamente semplici nelle catene di fornitura globali che oggi caratterizzano il settore del fashion, così come in tanti altri. Quindi l'importanza di tracciare il prodotto, i processi, le facility che svolgono le varie attività lungo la catena del valore, così come le transazioni. Quindi altro tema importante: tracciabilità. Prima di passare la parola per i nostri casi pratici di oggi, quello che tengo però a sottolineare è che ovviamente tutto ciò non è solo compliance, è anche compliance, ma non dobbiamo dimenticare ciò che sta accadendo da un punto di vista di interessi in gioco della comunità finanziaria. Pensiamo al Fashion Transparency Index, che comunque ha richieste sempre più puntuali rispetto anche qui a
meccanismi di produzione, processi, attori chiamati in gioco, composizione, quindi materiali, alla sensibilità dei consumatori. Tra l'altro, spesso una cosa che viene evidenziata è che sì, i consumatori sono sensibili, ma in realtà i più sensibili sono i più giovani, con una disponibilità di spesa minore, che quindi possono impattare meno sulle scelte anche strategiche dell'azienda. Questo in realtà è un processo in evoluzione che sta cambiando. I giovani più sensibili, o comunque il target più sensibile, sta iniziando a tradurre le proprie sensibilità in scelte vere e proprie di consumo, e questa è un'altra spinta che sta avendo tra l'altro una risposta interessante, e con questo chiudo, da parte dei retailer. Se guardiamo anche le piattaforme online, per citarne solo alcune delle tante conosciute, Farfetch piuttosto che YNAP, piuttosto che la piattaforma stessa GoodOnYou, che oggi viene tanto utilizzata anche da parte dei consumatori, vediamo che crescentemente questi soggetti iniziano ad etichettare i prodotti come sostenibili. Su questo penso sia importante anche evidenziare una criticità, nel senso che tutto ciò che non ci sono dei criteri condivisi definiti per definire un prodotto, per individuare un prodotto come sostenibile, quindi non bisogna poi incappare nel rischio di considerare tutto ciò che non viene così etichettato come non sostenibile, ma è sicuramente un bel segnale che si sta dando al mercato rispetto all'attenzione che su questo tema viene riposto da parte di tutti i consumatori, in ottica crescente dei retailer. Quello che insieme alle colleghe ci piacerebbe raccontare è che tanto si sta facendo sicuramente, con sforzi importanti, con investimenti richiesti rilevanti, sia per conoscere la catena di fornitura che per conoscere le performance di sostenibilità dei fornitori lungo la catena di fornitura, che deve essere gestita e implementata in una logica di engagement, in una logica di partnership, in una logica di innovazione, proprio perché le sfide che stiamo affrontando da un punto di vista sociale e ambientale sono sempre crescenti e sempre più ampie. Ultimo ma non ultimo, come detto in precedenza, il tema della tracciabilità. Conosco e supporto questo processo con la tecnologia che mi consente anche di rendere scalabili certi processi. Detto questo, e ovviamente rimango a disposizione anche se da remoto in chiusura di evento per qualsiasi domanda, passo la parola alla nostra prima relatrice, Rossella Ravagli, grazie ancora per essere qui con noi oggi e per condividere l'esperienza da parte del gruppo Giorgio Armani. Benissimo, grazie Margherita e grazie a tutti. È un piacere essere qui in questo panel, anche se a distanza, ma insomma ci sono su un tema che personalmente mi sta particolarmente a cuore da sempre, da tanti anni, perché il tema della catena di fornitura e della catena di fornitura associata anche al mondo del fashion, al mondo della moda, diciamo non è un tema nuovo. Rimane sempre comunque uno dei temi più attuali, e per tante ragioni, parte delle quali sicuramente già annunciate da te Margherita e anche diciamo sferrate nella presentazione da Stefania, quindi per l'impatto dal punto di vista sociale, che spesso una filiera piuttosto frammentata si porta dietro. Sappiamo quanto spesso le filiere possono essere complesse, indipendentemente dai paesi, anche se ovviamente anche i paesi hanno un peso dal punto di vista del rischio e della criticità, ma spesso perché sono catene di fornitura un po' frammentate, e quindi questo naturalmente porta a delle ulteriori difficoltà dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista ambientale. Stefania diceva l'azienda della moda è la più impattante, ora diciamo sicuramente, poi su questo, proprio perché ancora con le misurazioni
c'è ancora tanta strada, insomma, da compiere. Come sapete, insomma, ci sono strumenti internazionali di riferimento, anche internazionalmente riconosciuti, ma sul tema misurazione il confronto è continuo. Però sicuramente la moda si porta dietro un impatto significativo, e questo impatto significativo, diciamo quasi il 90%, diciamo dall'80 al 90%, è proprio l'impatto che si genera nella catena di fornitura, l'impatto ambientale che si genera nella catena di fornitura. Quindi sicuramente il panel che hai deciso, che avete deciso, insomma, di strutturare è assolutamente strategico, importante e molto attuale. E diciamo che nella presentazione Margherita ha già toccato tanti punti. Io ho segnato una serie di aspetti perché non avevo sin dall'inizio, insomma, intenzione di presentare delle slide, ma nel raccontare un po' cosa l'azienda sta facendo sicuramente focalizzerò un pochino l'attenzione anche sui punti che hai sollevato, per portare qualche esempio, ma soprattutto per portare a testimonianza che i punti che hai sollevato sono punti nevralgici su cui l'azienda, mi verrebbe da dire, le aziende, insomma, non possono non affrontare in questo momento, perché così, riflettendo anche da un osservatorio, diciamo, pluriannale, quello che vedo è che sicuramente nella catena di fornitura c'è ancora un lavoro enorme sicuramente da fare. Quello che osservo come lato positivo è che il livello di consapevolezza si è innalzato tantissimo, e quindi se una volta mappare la catena di fornitura sembrava quasi una cosa impossibile da fare, ora questo impossibile lo sostituiamo con difficile, ma possibile. Difficile perché appunto occorre coinvolgere i fornitori. Quindi quando parliamo di coinvolgimento parliamo di un meccanismo che porta a sé in realtà una connotazione positiva, quindi non impongo le tematiche di sostenibilità, cerco di non imporre, o perlomeno di far capire quanto è importante fare un'attività di monitoraggio presso i miei fornitori, ma con un approccio costruttivo di crescita. E quindi un approccio che consente proprio di innalzare il livello di consapevolezza. Io sono molto d'accordo sul dibattito in corso, cioè sul fatto che spesso questa S del DSG è lasciata un pochino in sordina, quindi ci si focalizza molto anche da parte degli investitori sul fattore E, quindi dell'ambiente. Se guardi anche i bilanci di sostenibilità, spesso si potrà notare come sono tanti i target e gli obiettivi fissati per la parte ambientale, meno sono quelli per la parte sociale. E io credo che qui un approccio strategico e fondamentale è veramente l'approccio olistico, quindi pensare che le due variabili sono strettamente, a proposito di connessione, strettamente interconnesse tra loro. È impensabile adottare strategie di sostenibilità senza tener conto di quelli che possono essere gli impatti da entrambe le parti. Quindi quello che come azienda abbiamo per esempio deciso di impostare è innanzitutto una strategia di sostenibilità che parla di persone, che parla di pianeta, quindi di people, di planet e di prosperity. Appositamente non abbiamo inserito, diciamo, il termine profit, benché people, planet, profit sia già sicuramente un successo, quindi una strategia che naturalmente tiene conto del fare profitti, ma tenendo conto appunto degli impatti sociali e ambientali, ma abbiamo cercato di lanciare proprio un messaggio importante. Questa P di prosperity significa veramente tener conto anche in modo
trasversale, ma direi olistico, termine che uso spesso, ma che mi piace perché rende bene il fatto che dobbiamo tener conto in tutta la nostra catena del valore degli impatti generati in senso positivo, in senso naturalmente negativo, nell'ottica del miglioramento, e quindi prosperità va oltre alla generazione di profitto, ma è un modo per tener conto proprio di tutti gli impatti che vengono generati nella catena del valore. E questa è la strategia che abbiamo deciso di lanciare a fronte del, diciamo, di un approccio alla sostenibilità, di cui lo stesso signor Armani comunque da un pochino di anni a questa parte, ma sicuramente dall'anno della pandemia ha lanciato proprio delle sfide molto chiare, quindi relative al fatto che il mondo del fashion, il mondo del lusso doveva cominciare a rallentare, doveva cominciare a rivedere le proprie logiche, e da lì abbiamo sposato un po' la strategia del less is more, e quindi deciso di adottare una strategia che tenga conto proprio degli impatti in tutta la catena del valore e nella logica del people, planet e prosperity. Per cui nel lancio di questa strategia abbiamo anche deciso di coinvolgere un numero ampio di stakeholder, tra cui anche i fornitori. Abbiamo coinvolto nella messa a punto di una matrice di materialità circa 1200 persone, tra dipendenti, manager, ma anche tanti rappresentanti di organizzazioni non governative, sociali, ambientali, sindacati, istituzioni, insomma, quindi un processo, diciamo, molto aperto di ascolto attraverso interviste o attraverso questionari. Tengo subito a precisare che non ritengo questo sufficiente come stakeholder engagement, ma sicuramente è stato un passo molto importante che ci ha permesso di comprendere, di definire alla fine la nostra matrice di materialità. Tra l'altro abbiamo fatto anche con una logica di doppia materialità, proprio per andare incontro anche alle direttive a cui facevi riferimento poco fa. L'azienda non è un'azienda quotata, però nonostante questo ha deciso comunque di intraprendere un percorso anche di rendicontazione importante, e un percorso di rendicontazione che in realtà appunto va oltre il processo della rendicontazione, quindi ha utilizzato questo strumento per poter accogliere le istanze sicuramente dei vari portatori di interesse, e utilizzandolo proprio come strumento per definire anche la strategia aziendale, quindi non solo materialità, non solo come strumento di rendicontazione. E l'abbiamo fatto coinvolgendo anche la nostra filiera, i nostri fornitori. Quindi quando parliamo tra l'altro di fornitori, quando parliamo di filiera, parliamo sicuramente della filiera produttiva, ma parliamo, e questo l'hai annunciato anche tu nella descrizione, anche di fornitori da cui acquistiamo materia prima, ma parliamo anche di fornitori di servizi, insomma, quindi fornitori che per esempio, soprattutto nell'ambito del fashion e della moda, si utilizzano per organizzare le sfilate o gli eventi, che rappresentano comunque, insieme sicuramente anche ai prodotti, dei momenti molto importanti e altrettanto impattanti per l'azienda. Quindi in questa logica abbiamo anche messo a punto un nuovo codice di sostenibilità fornitori, che tenga conto dei vari parametri in un'ottica proprio di ESG, e quindi abbiamo inserito qualche clausola in più dal punto di vista ambientale, abbiamo inserito delle clausole per andare un pochino anche più a fondo sulla sfera sociale, abbiamo introdotto il tema del living wage, fondamentale, è un tema cruciale nell'ambito della catena di fornitura,
e ci tengo a precisare, quindi salario vivibile, non salario minimo, perché sappiamo bene che in molte situazioni il salario minimo in realtà, cioè quello previsto dalle leggi di alcuni paesi, è molto lontano dal consentire in realtà a chi riceve questo salario di poter soddisfare i propri bisogni minimi basilari. Quindi è fondamentale parlare di living wage, è un tema anche questo cruciale, ci si confronta ormai da anni su questo tema, però sicuramente una grande sfida per tante realtà e per tanti settori produttivi, non solo quello della moda. E quindi intanto rivedendo questo codice di sostenibilità fornitori abbiamo cominciato anche a condividerlo, quindi in questa nuova forma con i fornitori, e questo è un processo in corso, che vede poi i fornitori coinvolti in attività di informazione, coinvolgimento, formazione, e quindi anche il processo insomma di quello tipico, no, di audit e di monitoraggio, in realtà che fondamentale, intendiamoci, fondamentale come tutti i processi comunque certificativi, però in questo caso cerchiamo di andare anche, di andare oltre, cioè quindi di senz'altro mettere a punto, come stiamo facendo, delle attività di monitoraggio, ma un pochino più virtuose, insomma, che quindi tengono conto anche per esempio delle varie iniziative multi-stakeholder presenti nei vari paesi. Quando parlo di fornitori, parlo anche fornitori appunto di materia prima, quindi necessariamente comunque si esce dall'Italia e spesso si va in paesi dove sappiamo magari esserci, essere presente criticità ulteriori, non che in Italia non ce ne siano, perché ogni paese deve essere assolutamente mappato anche in funzione dei rischi, quindi in un'ottica di due diligence. Un altro passaggio cruciale è quello di fare un'analisi di rischi, rischi sociali, ambientali, geopolitici, fondamentali, quindi anche qui in un'ottica di mappatura efficace dei fornitori non si può prescindere da un'analisi puntuale dei rischi di ogni paese, regione, città, area geografica. E quindi nella logica, anche in questa logica naturalmente anche i fornitori di materia prima vengono naturalmente coinvolti con un processo graduale che tenga conto dei rischi del paese e che quindi metta a punto poi delle attività di monitoraggio che, ripeto, tiene anche in considerazione eventuali iniziative multi-stakeholder presenti in alcuni paesi. Quando parlo di iniziative multi-stakeholder parlo di iniziative dove aziende, governi, organizzazioni non governative, organizzazioni sovranazionali, l'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, hanno messo a punto iniziative proprio per supportare il business nei paesi. Supportare significa quindi appunto verificare, quindi aiutare anche gli enti tradizionali di certificazione ad indagare, a investigare, a capire quelle che sono le problematiche, a supportare i fornitori in processi di miglioramento, perché l'obiettivo finale è quello di fare in modo che comunque i fornitori, è quello che dovrebbe essere anche un obiettivo di una verifica ispettiva, fare in modo che il fornitore poi migliori la propria azienda, migliori le condizioni dei propri lavoratori, migliori il proprio approccio alla situazione, alle tematiche ambientali. E guardate, questo tipo di attività non può non essere fatta, come dicevo prima, proprio in modo olistico, quindi non in modo separato. È importante che presso quel fornitore riesca ad avere garanzie del fatto che le persone vengano sicuramente trattate in modo adeguato, oltre spesso a quelli che sono anche appunto i requisiti previsti in ambito legale, assolutamente, ma devo anche cominciare a rendermi conto del tipo di produzioni che vengono fatte da questo fornitore, del tipo di impatti, perché ricordiamoci che dall'80 al 90% degli impatti ambientali vengono generati nella supply chain, e quindi fondamentale riuscire a identificarli. Spesso quando si fanno attività di rendicontazione in molti casi è difficile raccogliere i dati, per cui occorre fare delle stime, il più puntuali possibili, ma fare delle stime.
lo sforzo e l'obiettivo è quello su cui si cerca di lavorare, grazie anche a sistemi di tracciabilità, e qui torna un altro tema cruciale che tu hai evidenziato, la tracciabilità. Anche questo, se anni fa si diceva è impossibile, adesso diciamo è difficile, ma è possibile, è difficile, lo aggiungo, però sicuramente cruciale, perché tracciabilità significa trasparenza, e per le aziende è fondamentale conoscere, avere la completa trasparenza della propria supply chain per poter capire, monitorare gli impatti, eventualmente riuscire a intervenire per migliorare le attività, ma anche per raccogliere dati, dati importanti, perché a fronte dei dati è possibile poi impostare dei target e naturalmente raggiungere quelle riduzioni che ormai in molte aziende ci stiamo dando, quindi tagliamo le emissioni di CO2, scope 1 e 2 del 50% entro il 2030 e dello scope 3 entro il 2029 del 42%, questo è quello che come azienda ci siamo dati come target. Ecco, scope 3 significa supply chain e quindi significa poter cominciare a lavorare con sistemi di tracciabilità. Lo stiamo facendo, abbiamo cominciato a farlo con dei progetti pilota, uno anche molto interessante con un'agenzia delle Nazioni Unite per mappare la filiera del cotone, la filiera della lana, con, con un sistema di blockchain di cui è proprietaria proprio l'Agenzia delle Nazioni Unite che sta lanciando questi progetti sperimentali, con l'obiettivo poi di far diventare quello che è un progetto pilota un qualcosa naturalmente di scalabile. E visto che il convegno parla di connessioni, e visto che di connessioni hai in qualche modo parlato anche tu, citando il passaporto digitale, questo credo che sia una nuova frontiera fondamentale, perché avere un prodotto che ha una carta digitale significa rendere il prodotto connesso con tutti, quindi diciamo gli attori di riferimento, sicuramente il consumatore che può avere accesso a tutta una serie di informazioni, sicuramente con la filiera, ma anche connesso con tutti coloro che poi in un futuro potranno riciclare o rivendere il prodotto, quindi in un'ottica di economia circolare. Quindi anche su questo tema come azienda abbiamo deciso proprio di abbracciare questa sfida del passaporto digitale partecipando proprio ad un progetto lanciato, ora devo parlare del re Carlo, un anno fa era il principe Carlo, con il suo progetto Terra Carta all'interno di questo importante, insomma, manifesto da lui lanciato. Si sono aperti vari tavoli di lavoro a seconda delle varie categorie merceologiche di riferimento, c'è una task force proprio sui fashion e con due progetti importanti, uno è proprio quello del passaporto digitale e l'altro è relativo al fashion rigenerativo, quindi al tema della rigenerazione, che è un altro tema importantissimo legato proprio squisitamente al tema del fashion e del lusso, insomma, e quindi della possibilità di traghettarci poi un po' tutti in una, diciamo, in un'economia un po' meno estrattiva, un pochino più rigenerativa. Io, Margherita, mi fermerei, forse sono andato un pochino oltre. Grazie, rispetto Rossella, al tempo. Assolutamente, grazie molte, tra l'altro ci hai dato tantissimi spunti. Prima di ripassare la parola dal vivo a Stefania e a Veronica per entrare invece nel mondo Ferragamo, tenevo a sottolineare tra i tanti un passaggio che hai fatto relativo all'importanza di mappare i rischi anche laddove ci sembra meno papabile, meno probabile che siano presenti. Ricordiamo tra l'altro che in Italia abbiamo tantissimi laboratori artigianali, quindi fornitori di servizi, cosiddetti fassonisti nel gergo di settore, che sono anche laboratori piccoli e che hanno tanto a che vedere però con la business continuity dell'azienda. Quindi la collaborazione anche con queste realtà più piccole, con dei saperi artigianali unici, è un qualcosa che va sicuramente presidiato e coltivato. Ti ringrazio moltissimo, so che hai un impegno urgente, quindi ci sarà modo di
di rivederci e ripasso la parola invece al salone. Grazie, grazie Margherita, Rossella. Grazie mille Stefania, un saluto anche a Veronica, grazie ciao mille. Ciao Rossella, ciao. Ciao Veronica, ciao. Ecco Veronica, allora abbiamo sentito l'esperienza di Giorgio Armani, adesso sentiamo un po' cosa fate voi in Salvatore Ferragamo. Benissimo, innanzitutto volevo ringraziarvi, volevo ringraziare Sustainability Makers per questo invito e è sempre bellissimo anche ritrovarsi qui al Salone della Cesar ogni anno, insomma c'è questa opportunità di scambio di informazioni sicuramente importanti in questo percorso evolutivo che tutti noi stiamo facendo sulla sostenibilità. Ferragamo è un'azienda che ha abbracciato la sostenibilità da tantissimi anni, siamo partiti diciamo ormai da circa 10 anni sulla sostenibilità. E la modalità con cui noi abbiamo affrontato la sostenibilità è stata sicuramente una modalità inizialmente, posso dire, defensive, quindi molto legata a un approccio legata proprio all'analisi dei rischi. Voi sapete che le aziende della moda, del lusso, sono aziende dove il rischio, soprattutto reputazionale, è un rischio elevatissimo e quindi ovviamente ci sono tante attività che poi vengono implementate al fine di rendere questo rischio minimo. E proprio facendo questa mappatura della parte rischi reputazionali è stata colta la possibilità di andare a vedere tante attività che l'azienda poteva porre in essere nel lontano 2012-2013 in modo tale da abbracciare quelle sfide e da renderle operative, proprio perché bisognava fare un percorso di sostenibilità che andasse a migliorarsi sempre di più. E questo è stato ovviamente un percorso fondamentale che ci ha portato soprattutto all'inizio a cercare di implementare all'interno dell'azienda un sistema che fotografasse la situazione aziendale. Dovevamo partire da quella che era una fotografia dell'azienda, capire noi veramente quello che in azienda già facevamo sulla sostenibilità e poi da lì attendere quelle che fossero le strategie. Oggi sicuramente c'è stata una completa evoluzione nel mondo degli ESG, questo ha fatto sì che oggi quando si parla di sostenibilità va da sé che si parli di un'integrazione dell'analisi dei rischi e delle strategie insieme alla parte di sostenibilità. 10 anni fa ancora questo non era così automatico, quindi la cosa diciamo che ci è sembrata fondamentale inizialmente è stata quella di dar vita a una governance interna all'azienda forte, considerato il fatto che Salvatore Ferragamo, come sapete, è un'azienda quotata in borsa, quindi prima di tutto diciamo, c'è una parte normativa che deve essere assolutamente rispettata di compliance. All'epoca ancora non era obbligatorio un bilancio di sostenibilità per le aziende quotate in borsa, ma noi già nel 2014 abbiamo redatto il primo bilancio di sostenibilità in maniera completamente volontaria, quindi siamo stati poi pronti nel 2016-2017, quando è arrivato l'obbligo, ad accogliere questa sfida. Quindi un sistema di governance e poi sicuramente tutta quella che è una parte fondante che è la reportistica, cioè andare veramente a porsi gli obiettivi, però a misurare questi obiettivi per andare sempre oltre e darsi delle nuove sfide e capire veramente dov'è che dovevamo andare a migliorare. Va da sé che poi dal 2016 abbiamo redatto un piano di sostenibilità, abbiamo redatto una policy di sostenibilità, tutti i documenti diciamo, che poi sono pubblici all'interno del nostro sito e quindi che permettono anche sia ai giovani che vogliono entrare a lavorare con noi, ma anche a quello che è tutto il network che riguarda Salvatore Ferragamo e i brand del lusso, per vedere effettivamente quale sia l'impegno e commitment dell'azienda sulla sostenibilità. Il nostro è un commitment legato all'artigianalità, perché la nostra è un'azienda fortemente legata al Made in Italy ed è un commitment legato molto anche alla territorialità, quindi sicuramente il legame con il territorio è un legame fondamentale.
Da qui va da sé che il tema di oggi, che è legato alla supply chain, è un tema per noi cruciale, è un tema fondamentale, e come diceva prima Rossella, sicuramente c'è tantissimo da fare. C'è un approccio che è partito già sulla supply chain in Salvatore Ferragamo da anni, ma che è un'evoluzione continua, un'evoluzione perché ovviamente diciamo, c'è un processo virtuoso che sta andando avanti. Una normativa che è in continuo cambiamento, quindi veniamo completamente sollecitati sempre ad un'integrazione maggiore. Qui penso che ci sia un tema di base che si pone oggi, soprattutto per quelli che sono i brand italiani del lusso, che è il tema della collaborazione. Ci deve essere una collaborazione fortissima. È una collaborazione, diciamo, propositiva, ma anche di idee, quindi una collaborazione, una forte spinta sulla parte di innovazione. E questa innovazione arriva molto spesso proprio dalla supply chain, dalla fornitura. È una spinta quindi di collaborazione continua, è uno scambio continuo che avviene soprattutto in quella che è la parte, diciamo, di sostenibilità, ricerca di materiali nuovi, innovativi, a basso impatto ambientale, ma anche in quello che sono poi le modalità di lavorare insieme per impattare meno sulla parte del pianeta. Quindi parlo anche di un tema che ancora è poco esplorato, ma su cui noi ci stiamo affacciando da un paio di anni, che è anche quello della biodiversità, che sicuramente è un tema fondamentale che oggi ci troviamo ad affrontare. Su questo, diciamo, vi do anche un po' di dati e magari cerco anche di essere puntuale perché non voglio sbagliare, visto che noi redigiamo un bilancio di sostenibilità, però me li sono appuntati e quindi ve li voglio un po' leggere, così andiamo un po' nello specifico di quello che noi facciamo sulla supply chain e cerchiamo di entrare anche in linea con quello che è il tema. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda il nostro impegno, in base a quello che è il bilancio di sostenibilità del 2021, il 99% degli accessori acquistati vengono acquistati da fornitori italiani, il 92% del pellame, perché voi sapete che Salvatore Ferragamo per la maggior parte è pelle, per l'80% del nostro fatturato noi siamo pelle, quindi il 92% viene acquistato da concerie italiane. E anche sui tessuti abbiamo una percentuale che supera il 90% acquistata da fornitori italiani. Ma soprattutto, diciamo, quello che è interessante è che noi abbiamo un rapporto con i nostri fornitori che è un rapporto che dura da tanti anni. Quindi quando si parla di collaborazione significa che se noi abbiamo implementato la sostenibilità da almeno 10 anni, considerate che almeno quelli che sono il 43% dei nostri lavoranti lavorano con noi, collaborano con noi da più di 10 anni, quindi sono con noi in questo processo di sostenibilità insieme, cioè ci stanno accompagnando e noi stiamo supportando loro su questo. È un processo che è partito diciamo, con una modalità molto legata a una prima stesura di quello che avviene in tutte le aziende, quindi un rapporto di collaborazione con i fornitori, soprattutto io qui parlo innanzitutto di acquisti diretti, quindi materie prime, ma tutta la parte di lavorazione, dove abbiamo ovviamente supportato e cercato di migliorare questo rapporto di collaborazione che avveniva da tanti anni con un codice condotta fornitori. Questo è quello che ormai la maggior parte delle aziende fanno, noi lo abbiamo fatto da anni, e questo percorso ha fatto sì che nel momento in cui venisse firmato un codice condotta fornitori, prima di tutto ci fosse una formazione su quello che era il contenuto del codice condotta fornitori. Quindi l'engagement di cui si parlava prima è un engagement continuo che viene proprio dall'informare e dal formare. Questo deve essere una, diciamo così, una continua attività che i brand devono portare avanti,
perché, come spiegava prima Rossella De Armani, sicuramente voi pensate che, almeno per quanto riguarda Ferragamo, noi non produciamo al nostro interno, tutto quello che noi produciamo arriva dalla nostra catena di fornitura, dai nostri lavoranti. Al nostro interno noi abbiamo soltanto una piccola manovia dove ci sono circa 30 artigiani specializzati che ovviamente hanno la nostra expertise, il nostro know-how tecnico, ma poi tutto avviene tramite i nostri lavoranti. Quindi l'impatto, diciamo, ovviamente è molto legato alla nostra supply chain. E qui mi collego ovviamente a un codice condotta fornitori, ma come sapete oggi le aziende spesso hanno un animal welfare policy, quindi ovviamente la nostra è pubblica, è stata fatta firmare dai nostri fornitori, e anche qui, quando abbiamo deciso di lanciare l'animal welfare, abbiamo fatto prima tutta, diciamo, una formazione interna con i nostri fornitori, proprio per cercare di coinvolgerli e di far capire loro che cosa comportasse. Ma non soltanto, ovviamente c'è tutta una parte che credo che sia importante anche citare, che è la parte dei chem, la parte dei chemicals, di tutta la parte dei prodotti chimici che sono all'interno dei prodotti, delle materie prime, e che devono essere fortemente monitorate. E qui mi riallaccio a dei progetti dove i brand italiani hanno collaborato fortemente insieme, perché ovviamente noi distribuiamo in tutto il mondo, quindi questo significa che non soltanto dobbiamo aderire a quella che è la normativa REACH, ma a tutte le normative in cui noi siamo presenti in tutti i paesi del mondo, con una complessità estrema, dove ovviamente i brand si fanno supportare da società di consulenti esterne, perché le tematiche sono molto specializzate. E questo ha comportato anche degli investimenti importanti, perché non ci limitiamo ad acquisire le materie prime, ma andiamo anche ad effettuare dei test chimici noi come azienda, per appurare che effettivamente quella che è la nostra lista delle sostanze restrittive sia effettivamente rispettato. Su questo, ad esempio, c'è stata una collaborazione fortissima di tutti i brand negli anni passati, tramite Camera Nazionale della Moda Italiana, che ha fatto un tavolo della sostenibilità, dove noi siamo presenti proprio anche insieme a Armani, insieme a Rossella, e qui, ad esempio, su quella che è la parte dei chemicals, sono state date delle linee guida da Camera Nazionale della Moda Italiana che fossero più virtuose di quella che era la richiesta normativa, quindi che si andasse veramente oltre. Ma non soltanto. Una cosa che credo che sia importante ricordare è che, nel momento in cui noi ci poniamo degli obiettivi così importanti, come brand, diciamo, da soli non riusciamo veramente poi a portare degli impatti così forti. Quindi nel 2019 Ferragamo ha deciso di firmare un patto molto importante. Per noi è stato un momento veramente strategico, e lo è tuttora. Noi abbiamo deciso di entrare a far parte del Fashion Pact, che appunto è questo patto che ormai oggi coinvolge tantissimi brand del lusso, ma anche aziende della moda, quindi non del lusso, e che assolutamente, diciamo, si è dato tre obiettivi fondamentali, che sono obiettivi che riguardano la parte del climate change, quindi le azioni concrete che le aziende devono portare avanti al fine di impattare meno sulla parte clima, degli obiettivi legati al attivarsi sul tema della biodiversità, che è ancora un tema assolutamente nuovo, e poi tutta la parte diciamo dell'impatto sugli oceani, lavorando sul packaging B2B e sul packaging B2C, proprio al fine anche di lavorare su quella che è l'eliminazione, ad esempio, della plastica. Questi tre macro obiettivi che il Fashion Pact si è dato, l'ha dato con anche degli obiettivi temporali importanti, quindi sono veramente delle sfide, perché alcuni obiettivi sono al 2025, altri obiettivi sono al 2030, e questo significa che tutti i brand a questo punto devono collaborare insieme per trovare delle soluzioni, ma soprattutto qui diventa fondamentale il fatto, e noi, diciamo, come brand italiano che fa parte del Fashion Pact, insieme ad altri brand che come noi hanno firmato il Fashion Pact, abbiamo subito posto una questione
importantissima, che è quella della filiera italiana, perché la nostra filiera viene utilizzata per la maggior parte da quelli che sono tutti i brand del lusso italiano, ma non soltanto. Quindi sicuramente se noi vogliamo portare dei cambiamenti dobbiamo lavorare e dobbiamo portare questa strategia e questi cambiamenti anche attraverso la fornitura, attraverso la supply chain. Ad esempio noi come progetto stiamo partendo con un progetto che vada a monitorare anche i dati proprio sui fornitori, perché è ovvio che noi andiamo a redigere un bilancio di sostenibilità come è richiesto e seguendo i GRI, ma su questo dobbiamo anche andare a vedere poi quanto impatta la nostra filiera. Quindi questo significa fare una formazione ad hoc, ad esempio faccio un esempio, prima la Rossella parlava di tutto il mondo sociale, sicuramente anche nel mondo del planet, andare a fare un'analisi di quello che è l'impatto delle CO2 emesse da tutta la parte della fornitura che fa parte di un brand, che collabora con un brand, non è sicuramente scontato. Oggi non è possibile andare avanti soltanto con delle semplici stime, anche perché se poi dobbiamo darci degli obiettivi, tutto deve essere misurato, vanno definiti dei KPI, questi KPI vanno monitorati e portati avanti negli anni. Quindi c'è un percorso che deve essere fatto con la supply chain fondamentale, dove la supply chain deve essere completamente a bordo e deve essere formata su questo, oltre che informata. Oltre a questo, diciamo, si apre un tema poi, diciamo, molto importante anche su quella che è la parte di engagement. Sicuramente l'engagement è un engagement che le aziende e i brand fanno oggi anche dal punto di vista della reportistica. Sicuramente ormai tutte le aziende come noi che sono quotate in borsa fanno analisi di materialità, fanno stakeholder engagement, quindi c'è un coinvolgimento, c'è un ascolto importante. Però diciamo qui bisogna veramente decidere se l'impatto lo vogliamo portare o non lo vogliamo portare. Se l'impatto va portato in termini di risultati, davvero bisogna darsi degli obiettivi che anche la supply chain può portare avanti e sostenere la supply chain in questi investimenti, perché comunque sono degli investimenti anche a livello di processi che diventano veramente significativi. E questo, diciamo, è qualcosa che va messo in conto per salvaguardare anche quella che è la parte, io parlo in particolar modo della supply chain italiana, che assolutamente, diciamo, ha un'artigianalità poi e una modalità di creazione dove il know-how è forte ed è essenziale per tutti quanti. Quindi questo va tenuto conto. Un altro tema oggi importantissimo è quello della tracciabilità. Ci sono tantissimi progetti che stanno partendo sulla tracciabilità, la normativa sta spingendo in questo senso e ad esempio noi come azienda siamo partiti anche cercando di fare informazione all'interno, diciamo, della nostra azienda, perché comunque ci sono tutti i settori a livello dei brand, all'interno dei brand, che lavorano giorno dopo giorno a contatto con la catena di fornitura. Soprattutto, diciamo, questa collaborazione nasce su un monitoraggio forte della qualità del prodotto, però la qualità del prodotto oggi deve essere legata sempre di più a quella che è la qualità del processo che è dietro il prodotto e poi a quella che è la tracciabilità di tutto ciò che compone il prodotto. Il Fashion Pact ha dato un obiettivo importantissimo su quello che è legato all'impatto climatico, va a definire sul 2025 il fatto che i brand dovrebbero raggiungere un 25% delle materie prime che fanno parte dei prodotti finiti, che devono essere materie prime a basso impatto ambientale. E qui si pone un tema che è quello di che cos'è che è a basso impatto ambientale, cioè una definizione univoca di quelli che sono materiali che oggi sono considerati sostenibili e a basso impatto ambientale, che permettono effettivamente anche qui una misurazione e un monitoraggio in tal senso. Quindi la tracciabilità diventa essenziale e questo non è qualcosa diciamo di impossibile, però è sicuramente di nuovo un investimento fondamentale che deve essere fatto.
sia per permettere alle aziende di misurare poi, no, questi obiettivi. Di nuovo, io ribadisco, la misurazione è importante, ma anche di quello che effettivamente è la tracciabilità di queste materie prime, andare a definire veramente che cos'è sostenibile e cos'è a basso impatto ambientale. Effettivamente quello che è a basso impatto ambientale è sempre anche a tutela, ad esempio, della biodiversità, cioè noi sappiamo che spesso le due cose non coincidono, quindi anche qui bisogna fare una forte attenzione. In tutto questo, come azienda, nel momento in cui abbiamo firmato il Fashion Pact, abbiamo, diciamo, fatto un ulteriore passo, che è un passo molto complicato, che è quello di aderire a una metodologia scientifica, che è quella dei Science Based Target, assolutamente una metodologia molto complessa, che va veramente a misurare in maniera scientifica e con un metodo univoco quello che è l'impatto ambientale che l'azienda pone in quelle che sono, diciamo, tutte le emissioni che vengono definite a livello di scope 1, scope 2 e scope 3. E qui, di nuovo, quando parliamo di fornitura, credo che sia importante anche ricordare che la maggior parte dei brand come i nostri, i brand del lusso soprattutto, sono brand che distribuiscono in tutto il mondo, quindi fornitori sono fondamentali anche nello scope 3, tutti quei fornitori che ci aiutano nel mondo della logistica, quindi anche tutta la parte di distribuzione, gli operatori logistici, spedizionieri e quant'altro. Anche qui diventa fondamentale fare un engagement forte per cercare di diffondere una cultura al fine di utilizzare un modo per distribuire che veramente abbassi l'impatto ambientale. E su questo i Science Based Target pongono degli obiettivi molto stretti e anche qui spingono le aziende poi a dare degli obiettivi pubblici, quindi anche noi nel 2019 abbiamo comunicato quelli che sono i nostri obiettivi in termini di Science Based Target a livello di emissioni di scope 1, scope 2 e scope 3, partendo da una baseline che è quella del 2019 per andare, diciamo, a una timeline che vada a definire fino al 2019 i nostri obiettivi. Ma su tutta questa parte assolutamente mi ricollego anche a quello che diceva prima Rossella, anche l'impatto assolutamente sociale nella filiera è fondamentale. In questo momento noi come brand sicuramente, diciamo, da anni continuiamo a monitorare i nostri processi di miglioramento anche grazie a quelli che sono audit etico-sociali, sono strumenti che l'azienda ha implementato da tanti anni, ma che anche qui si stanno evolvendo, perché comunque tengono conto di quelle che sono delle modalità di audit a livello internazionale, seguendo, diciamo, un'analisi che vada a fare una specifica diagnosi sia nell'ambito ambientale ma in tutto l'ambito anche sociale. E su questo però c'è un monitoraggio continuo e c'è un miglioramento continuo. Mi trovo assolutamente allineata con quello che diceva prima Rossella, che anche qui è un percorso che si fa insieme al brand. Cioè, noi li chiamiamo audit, però sono assolutamente delle consulenze che vengono fatte anche in ambito di supply chain, proprio per portare la catena di fornitura poi a seguirci in questo percorso virtuoso di continuo miglioramento, in maniera tale che laddove ci siano dei punti da meglio focalizzare e da meglio attenzionare alle aziende, poi il percorso venga veramente fatto tutti insieme, brand e catena di fornitura. Quindi anche questi audit etico-sociali vengono svolti, ma spesso sono anche una modalità di confronto con la parte di supply chain. Penso di aver toccato un po', diciamo, tutte le tematiche che avevate posto, e assolutamente quello che mi sento di dire di nuovo è lo spirito forte di collaborazione, cioè noi abbiamo scelto di essere presenti in più tavoli proprio perché come brand vogliamo incidere. Ovviamente ogni brand ha una sua storia, soprattutto intendo anche quelli che sono i brand del lusso italiani, che hanno delle storie veramente incredibili da raccontare, ma sono storie di serietà, e quindi questa serietà oggi deve
far parte di questo percorso che noi chiamiamo Responsible Passion, cioè una passione responsabile che deve seguire questo sustainable thinking, cioè questo pensiero sostenibile che deve veramente essere permeato in tutte le strategie, in tutte le attività di business dell'azienda. Grazie davvero Veronica. Prego. Con Rossella avete proprio evidenziato come le connessioni, non soltanto con i fornitori, ma per esempio anche da quello che hai detto tu, con gli altri brand, no, del settore della moda, sono essenziali per aiutare il processo di miglioramento della sostenibilità nel vostro settore. Abbiamo sforato pochi minuti, per cui ringrazio i relatori, ringrazio Margherita e tutti voi per aver assistito a questo momento di confronto. Grazie a tutti. Grazie.